nome dell'Università degli Studi del Molise le consegno il diploma di laurea honoris causa in scienze della formazione primaria. La cerimonia di laurea, toccante ed emozionante, si è tenuta nell'Aula Magna dell'Università del Molise a Campobasso. Professori della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, il rettore Palmieri in toga e tocco, hanno consegnato la pergamena ad uno studente d'eccezione, uno che a soli 10 anni, come ha ricordato lui, è stato cacciato dalla scuola elementare dalla maestra per via delle leggi razziali, o meglio razziste, di Mussolini. La sua colpa? Essere ebreo. Pietro Terracina, romano, italiano, sono anni che visita scuole e università per parlare con gli studenti, una missione che porta avanti per dare un senso a ciò che gli è accaduto, la deportazione nei campi di sterminio con la famiglia, nessun sopravvissuto tranne lui. Dottor Terracina, da oggi dobbiamo chiamarla così, per lei è una giornata bellissima, questa piena di emozioni, si è anche commosso tanto. Sì, infatti sono ancora emozionato, non nego che mi è scesa anche qualche lacrima. Insomma, spero soltanto una cosa, di averla rimeritata. Dal ghetto di Roma, tra stenti, fame e paure, al campo di Auschwitz e da quello miracolosamente ad una nuova vita, la sua seconda vita. Ma quello che Pietro, il neodottore Terracina, racconta agli studenti non è la sua storia di ebreo deportato, bambino all'epoca, ma sono i valori in cui crede, quelli che gli hanno dato la forza di andare avanti, l'amicizia, l'amore, la solidarietà, la dignità, il senso della libertà e una incrollabile fede in Dio. E li ammonisce, attenti ai pregiudizi, sono quelli che scatenano l'odio e c'è sempre un nuovo capro espiatorio verso cui indirizzarlo. Io sinceramente qui nel nostro paese non temo certo per noi ebrei, ma ci sono altre minoranze a rischio e dobbiamo stare attenti. Lei ricordava i Rom, ricordava i migranti che stanno arrivando in Italia? Sì, io d'altra parte l'ho anche detto, ricordavo dei Rom, lo sterminio dei Rom ad Auschwitz. Per me quelle persone dall'altra parte del filo spinato era come le conoscessi uno per uno, mi sembrava gente felice. E invece in poche ore furono assassinati tutti, sono cose che rimangono dentro, sono cose che non si possono dimenticare. Come si sopravvive all'odio collettivo? Come si sopravvive all'odio? Ma cercando di metterlo da parte. Non è che naturalmente io credo che nessuno di noi abbia perdonato e possa mai perdonare. Però l'odio naturalmente con il tempo si stempera. Lei oggi è sereno? Ma sì, io sono a posto con la mia coscienza e questo naturalmente mi aiuta molto.